Chi avrebbe mai pensato che qualcosa vive lì? Le straordinarie immagini di Plutone mostrano qualcosa di insolito e gli scienziati sono stupiti. Qual è il responsabile delle protuberanze squamose che si muovono sulla superficie di Plutone? Si tratta davvero di un fenomeno naturale o c'è qualcosa nascosto sotto la superficie di Plutone che non possiamo immaginare nei nostri sogni più sfrenati? Gli scienziati sono stati avvertiti che su questo pianeta di ghiaccio e azoto sta accadendo qualcosa che potrebbe cambiare radicalmente la nostra visione dell'intero sistema solare. Le migliori foto di Plutone di tutti i tempi provengono dalla sonda spaziale New Horizons. Dal dicembre 2015 questo progetto spaziale unico nel suo genere ha regalato viste mozzafiato del pianeta nano. Riesci a immaginare che prima della missione non avevamo quasi nessuna immagine reale del pianeta? Sembra assurdo, ma è vero. Avevamo solo un'immagine sfocata scattata dal telescopio spaziale Hubble. Prima di allora avevamo delle immagini e chi non ha mai visto i libri di testo con 9 pianeti, compreso Plutone? Ma si trattava sempre di rappresentazioni artistiche del pianeta e non di immagini reali. Ora ti starei chiedendo perché non siamo stati in grado di osservare Plutone dal nostro pianeta natale quando possiamo vedere a migliaia o addirittura miliardi di anni luce di distanza con i nostri supertelescopi? La risposta a questa domanda è semplice. Anche i nostri migliori telescopi possono raccogliere solo la luce che viaggia nello spazio. Le stelle distanti milioni di anni luce emettono un'enorme quantità di luce, ma Plutone non emette alcuna luce e si muove in un'area del Sistema Solare in cui anche la luce del nostro Sole è molto scarsa. Naturalmente i pianeti possono riflettere la luce delle stelle, questo li rende visibili nell'oscurità dello spazio. La nostra Terra appare come una piccola macchia blu pallida in questa immagine della sonda Voyager. La foto è stata scattata quando Voyager stava già uscendo dal Sistema Solare. Il nostro pianeta è visibile perché la sonda stava guardando verso il Sole quando ha scattato la foto e perché la Terra è molto ben illuminata dal Sole. Plutone è diverso. Se guardiamo nella sua direzione con i telescopi, stiamo guardando fuori dal Sistema Solare e per di più stiamo guardando in una regione dove è buio pesto. Come ha fatto New Horizons a superare la sfida di fotografare un pianeta in uno degli angoli più bui del Sistema Solare in modo così nitido e dettagliato? Possiamo già rivelare questo. Quando New Horizons ha fotografato Plutone in tutto il suo splendore per la prima volta, non c'erano riflettori o fonti di luce artificiale. La sonda ha utilizzato un sistema di fotocamere altamente sensibili e strumenti speciali per fotografare Plutone a grande distanza dalla Terra, nonostante le condizioni di scarsa illuminazione solare. La fotocamera principale chiamata LORRI, che funge anche da telescopio ad alta risoluzione, e RALF, una combinazione di fotocamera a colori e spettrometro a infrarossi, questi due strumenti hanno catturato immagini e dati dettagliati sfruttando la luce solare molto debole. Le fonti di luce artificiale, come i riflettori, non sarebbero mai state realisticamente sufficienti per esporre un intero pianeta. Plutone è un pianeta piuttosto piccolo, con un diametro di pochi chilometri, ma anche i più grandi riflettori che potremmo costruire non sarebbero mai sufficienti a illuminare un pianeta dallo spazio con una luce sufficiente a renderlo luminoso. Invece, l'alta sensibilità degli strumenti hanno permesso di ottenere un'immagine perfetta di Plutone. L'immagine ha sorpreso gli scienziati perché non era così che avevamo immaginato Plutone. Sebbene l'immagine di Hubble mostrasse già le prime indicazioni dei colori, gli spettri cromatici erano più giallastri e arancioni. Fu una sorpresa che Plutone apparisse in un ricco rosso e bianco insieme a colori ocra e avesse una superficie così varia. Non passò molto tempo prima che il mondo della scienza sperimentasse un altro drastico cambiamento nella sua visione di Plutone. È vivo! Qualcosa si muove su Plutone! Come ben sai, prima dell'arrivo di New Horizons non sapevamo praticamente nulla di Plutone. Prima dei primi fatti concreti, abbiamo avuto molte speculazioni sul pianeta. Per molto tempo gli scienziati hanno pensato che così lontano nel Sistema Solare, al freddo e al buio, ci fossero solo pianeti rocciosi aridi e desolati. Ma si sbagliavano, e non solo su Plutone. Come probabilmente saprai, nel 2006 l'Assemblea Internazionale degli Astronomi e degli Scienziati Planetari ha tolto a Plutone lo status di pianeta vero e proprio e da allora Plutone è solo un pianeta nano, insieme ad altri come Eris, Haumea e Makemake. Anche questi mini pianeti della fascia di Kuiper erano considerati nei circoli scientifici come noiosi e morti ammassi di roccia. Ma Plutone ha fatto il suo esordio e mostra un volto completamente diverso. Dalla foto del secolo di New Horizons, Plutone è conosciuto come il pianeta con il cuore e da allora si è fatto ancora più amici. Sembra davvero commovente perché dopo che Plutone è stato privato del suo status di pianeta, migliaia di bambini hanno scritto lettere ad associazioni come la NASA dicendo che Plutone deve rimanere un pianeta.
È quasi incredibile quanta simpatia abbia riscosso questo pianeta, anche se fino al 2015 nessuno lo aveva mai visto. Il cuore di Plutone si chiama ufficialmente Tombow Regio ed è diviso in due parti. La parte occidentale è la Sputnik Planitia, una vasta pianura di ghiaccio di azoto, metano e monossido di carbonio. New Horizons ha misurato una sottile atmosfera sopra la regione, il che indica un'attività geologica. Questa pianura è circondata da regioni montuose. La parte orientale è caratterizzata da una superficie più scura e pesantemente craterizzata, costituita da terreni più complessi e antichi con diverse caratteristiche geologiche. Si ritiene che l'intero cuore svolga un ruolo importante nel clima e nell'atmosfera di Plutone, poiché le aree chiare e scure assorbono e riflettono la luce solare in modo diverso, determinando i moti atmosferici. Tuttavia, la vera sorpresa è stata questa immagine, che mostra una struttura a nido d'ape. All'inizio non è una cosa così insolita, perché Plutone ha molte strutture superficiali varie ed entusiasmanti. La vera esplosività della scoperta di queste strutture poligonali nella regione di Sputnik Planitia è emersa solo col tempo. Gli scienziati stavano per chiarire quali processi su Plutone avessero contribuito alla formazione di questi interessanti nidi d'ape a forma di scala, quando hanno avuto un sospetto. Queste strutture sembravano in qualche modo stranamente vive agli astrogeologi. Sulla Terra i paesaggi simili si formano grazie a forze convettive, ma questo significherebbe che Plutone è ancora geologicamente attivo, e attivo al suo interno. Finora i ricercatori hanno ritenuto che ciò fosse impossibile. La lunghezza dei bordi dei poligoni varia, il che indica diversi processi convettivi sotto la superficie. Deve trattarsi di calore interno, che in combinazione con la sublimazione assicura una sorta di circolazione del materiale ghiacciato. Il materiale caldo sale, si raffredda in superficie e sprofonda di nuovo, dando luogo a un rinnovamento dinamico della superficie. Questi processi spiegano la relativa giovinezza di questa regione e dimostrano che Plutone è vivo. Se il pianeta possiede calore al suo interno, può teoricamente ospitare acqua e oceani sotto le lastre di ghiaccio. Sebbene il movimento e la formazione di questi poligoni non indichino direttamente la presenza di vita sotto forma di animali o di una specie sconosciuta, essi dimostrano processi geologici dinamici e complessi. Il fatto che esistano processi geologici così attivi su un corpo apparentemente freddo e morto come Plutone amplia la nostra comprensione di come i corpi celesti possano immagazzinare e trasformare il calore. Anche altri pianeti nani della fascia di Kuiper hanno mostrato interessanti caratteristiche superficiali e prove di processi geologici attivi. Per il mondo della scienza, questo è a dir poco un miracolo. Una visione chiara di paesaggi mozzafiato. E se ti dicessi che New Horizons ha trovato paesaggi ancora più vivi su Plutone? Quest'alta risoluzione rivela nuovi dettagli delle aspre e gelide pianure craterizzate di Plutone, compresi gli strati delle pareti interne di molti crateri. Il paesaggio sembra effettivamente attraversato da qualcosa, o come se delle rocce fossero cadute su un manto di neve fresca. Se osserviamo le dimensioni, diventa subito chiaro quanto siano grandi i crateri. New Horizons ha scattato le nuove foto a una distanza di soli 16.000 km. Nel momento di maggiore avvicinamento, la sonda si è addirittura avvicinata a 12.550 km dal pianeta nano. Le immagini hanno una risoluzione di 77-85 metri per pixel, per cui è possibile vedere sulla superficie strutture grandi come un campo da calcio. La foto, con le strutture poligonali, mostra anche delle montagne mozzafiato. Tuttavia, le montagne su Plutone probabilmente non sono fatte di roccia come sulla Terra, ma di enormi blocchi di ghiaccio. Gli scienziati hanno spiegato che le creste accartocciate, in particolare, che sembrano massi, danno l'impressione di ghiaccio caduto. New Horizons ha effettuato questo incontro ravvicinato, durante il quale sono state scattate molte altre foto sensazionali nel luglio 2015. I dati raccolti sono stati così numerosi che la sonda ha potuto trasmettere a Terra solo una piccola parte e le immagini più importanti. Gran parte dei dati è stata immagazzinata a bordo della sonda per essere trasmessa successivamente. Solo quando New Horizons si è nuovamente allontanata da Plutone, la sonda ha utilizzato un periodo di assenza di osservazioni per trasmettere i dati a Terra. Tutto sommato ci sono voluti mesi ed è quasi incredibile, perché solo nell'agosto 2016 l'ultimo dato raccolto durante questo avvicinamento estremo ha raggiunto il team della missione sulla Terra. Questa immagine mostra come l'erosione dei ghiacci e le faglie su Plutone abbiano probabilmente formato anche un paesaggio che assomiglia a una topografia terrestre di incolto. Le topografie incolte sulla Terra sono ad esempio i deserti, le saline, i deserti di ghiaccio dell'Artico e dell'Antartico, ma anche strutture create dall'uomo come i paesaggi minerari abbandonati e sfruttati.
Questa immagine, potenziata dal contrasto, mostra i canyon ghiacciati nel nord di Plutone. La regione è nota come Lowell Regio. Percival Lowell fu il fondatore dell'osservatorio Lowell, a cui dobbiamo la scoperta di Plutone. In realtà lo scopritore fu l'astronomo Clyde Tombaugh. Il polo nord di Plutone è visibile in alto a sinistra, leggermente decentrato. Il pavimento chiaro dell'ampia gola appare bluastro nell'immagine e corre verticalmente verso sud. Le alture più elevate appaiono giallastre grazie a un certo filtraggio del colore e le depressioni sono bluastre. Sulla base delle sole differenze di colore, i ricercatori possono ottenere informazioni abbastanza precise sulle altezze dei paesaggi e sulle profondità. Questo permette di realizzare una mappatura a distanza unica nel suo genere. Oltre al ghiaccio di azoto, le misurazioni effettuate da New Horizons hanno rivelato anche la presenza di ghiaccio di metano in questa regione settentrionale. Il ghiaccio d'acqua è probabilmente piuttosto raro su Plutone. Questo spettacolo oscuro mostra il lato del pianeta rivolto verso il Sole. New Horizons ha fotografato Plutone di fronte al Sole, che si trova a circa 4,9 miliardi di chilometri di distanza, creando la corona scintillante. La luce rivela i complessi strati dell'atmosfera nebulosa. I ricercatori planetari sospettano che Plutone abbia dei cicli meteorologici. L'atmosfera è ricca di metano e monossido di carbonio. Questi gas sono parzialmente congelati su Plutone a causa delle temperature estremamente basse e vengono rilasciati nell'atmosfera quando vengono riscaldati dalle radiazioni solari, dando luogo a un'atmosfera molto dinamica e a umori stagionali. A differenza della Terra, dove l'acqua è la componente principale dei cicli meteorologici, su Plutone l'azoto, il metano e il monossido di carbonio potrebbero dare vita a processi ciclici simili nei loro stati solido, liquido e gassoso. Clicca subito su iscriviti perché presto arriveranno video ancora più interessanti.